Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Mi sono resa conto che sul canale non ho mai fatto un video sui miei film preferiti in assoluto. Quindi ecco i miei tre film preferiti più un bonus alla fine, che è l'unico film autoconclusivo perché tutti gli altri sono serie di film. Non potevo non iniziare con I Pirati dei Caraibi. Per chi non fosse familiare con questi film, I Pirati dei Caraibi raccontano delle disavventure, delle avventure di Jack Sparrow, del capitano Jack Sparrow in realtà, che è un pirata un po' frizzicarello che mette zizzania da tutte le parti, che ovviamente si farà dei nemici, ma avrà anche degli amici, un equipaggio, con cui condividere le sue avventure. Il mio personaggio preferito in assoluto, è Will. Io adoro il personaggio di Will. Mi piace tanto anche Elizabeth, perché lei è una donna coraggiosissima. Non so come abbia fatto a lasciare la sua vita e iniziare una vita da piratessa. Beata lei che ci è riuscita. E ovviamente Jack Sparrow. Io non posso non amare Jack Sparrow, ragazzi. Johnny Depp. Vabbè, adoro, questo film sono divertentissimi, soprattutto grazie a Johnny Depp. Quindi provate a vedere il primo film, poi se vi piace continuate assolutamente a guardare anche gli altri. Io spero che vi piaccia davvero, spero che vi piaccia tantissimo. Seconda serie di film che vi consiglio e che mi piace tantissimo è Indiana Jones. Indiana Jones racconta appunto le avventure di Indiana Jones che va a fa scoperte, fa cose, qua e di là, e vabbè, io lo adoro. Harrison Ford, cioè, vabbè, e non soffermiamoci troppo sugli attori, perché sennò io inizio un discorso che non c'entra niente. E a me piace tantissimo il personaggio del figlio di Indiana Jones, l'attore, vabbè, ok. In realtà dovrei fare un rewatch di Indiana Jones. Dovrei fare un bel rewatch di Indiana Jones perché è un po' che non lo faccio più. La terza serie di film che mi piace tanto, di cui ho letto anche i libri, ma penso che, vabbè, la conoscete tutti, è Harry Potter, che racconta la storia di questo ragazzino che scopre di essere un mago all'età di 11 anni e quindi si ritroverà nel mondo magico di cui non sapeva neanche l'esistenza e si ritroverà a studiare alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. E gli succederanno cose, tantissime cose, in 7 libri, in 8 film, ne succedono di belle e di brutte, più di brutte che di belle in realtà. Vabbè, penso che conoscete tutti Harry Potter e senza che dico altro, si troverà a sconfiggere Voldemort, quello stronzo infame, che in realtà Voldemort l'ho rivalutato tantissimo ed è uno dei miei personaggi preferiti insieme a Malfoy e Lucius, anche Malfoy mi piace tantissimo. E ho rivalutato tantissimo anche Neville. Neville a me all'inizio non piaceva, però ovviamente scoprendo poi il suo personaggio e la sua evoluzione soprattutto mi piace, ecco, diciamo così, la sua crescita, non tanto il personaggio, ma lo sviluppo che ha fatto dal primo al settimo libro. Praticamente il Neville del primo libro è completamente diverso dal Neville del settimo libro. Comunque farò un video a parte su Harry Potter perché ho tantissime cose da dire e questo video poi diventerà lunghissimo. Poi il bonus di questo video è, come dicevo all'inizio, l'unico film autoconclusivo, molto leggero come film, quindi si può vedere magari in un giorno di svago, una domenica, non lo so, ecco, magari quando si è malati, si sta a casa malati. Ed è L'incredibile vita di Timothy Green. Questo film racconta di una coppia di coniugi che non riescono ad avere figli e non riescono neanche ad adottarne uno perché hanno la sfiga più totale questi due, lo assicuro. Quindi una sera dopo l'ennesima delusione si ritrovano nel loro salotto a elencare tutte le caratteristiche del loro figlio ideale, diciamo così, tutte le caratteristiche che avrebbero voluto che il loro figlio avesse. Quindi hanno poi chiuso tutti questi bigliettini dentro uno scrigno, una cassaforte, non so bene cos'era, e l'hanno seppellita nel loro giardino.
e il destino ha voluto che quella notte ha piovuto solo nel loro giardino ed è nato un figlio come una pianta da questo giardino nel punto proprio in cui loro hanno seppellito questo scrigno con le caratteristiche. E ovviamente poi quindi loro si sono ritrovati questo ragazzino di 8-9 anni, in realtà un bambino pianta, diciamo, ecco, anche con le foglie alle caviglie, sì, con tutte le caratteristiche che loro avevano scritto, che avevano messo nello scrigno. E quindi si sono ritrovati così da un momento all'altro ad essere genitori. Hanno affrontato tantissime cose con questo figlio, l'hanno vissuto, se non sono goduti tantissimo, però ovviamente lui, essendo anche una pianta oltre a essere un essere umano, è arrivato il momento dell'autunno e quindi è dovuto tornare alle sue origini. E quindi, cioè, diciamo che muore, non lo so, è morto una pianta. Poi si sono ritrovati di nuovo senza figli e sono andati a raccontare questa bizzarra storia nel centro adozioni. E quella lì che ci lavorava, tipo, ma che cazzo c'è da dire, ma cosa, vabbè. Comunque alla fine si sono convinti e finalmente hanno dato in adozione una bambina in questi due coniugi, è finito bene alla fine, però è adorabile, davvero, che scalda il cuore, fa capire anche tantissime cose, è molto leggero e come film, come dicevo prima, da vedere magari anche con i vostri figli o se siete ragazzini di 12-13 anni, è adatto a voi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e lasciatemi un commento dei vostri film preferiti, se questi che io ho nominato li avete visti, cosa ne pensate o se li volete vedere, e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!